amici telespettatori ben trovati oggi apriamo questa edizione speciale di status in modo particolare perché oggi parleremo di un progetto davvero importante che è un progetto persone con mielo lesioni trauma e non un progetto dell'assessorato alla sanità della Regione Siciliana, eh, promosso dall'azienda eh, ospedalea Villa Sofia Cervello, insomma ci sono tante collaborazioni ma adesso ne parliamo. Io sono qui intanto subito con Enrica Licastri che è dell'Associazione Iniziativa Territoriale Palermo, adesione Forum Famiglie, perché in questo progetto voi c'entrate proprio alla grande anche perché ci sono degli scopi molto importanti, no? Sì, esattamente, è un progetto abbastanza nobile da questo punto di vista. Eh, insomma, siamo lieti di collaborare con il Forum Famiglia. Bene, allora, poi torniamo a parlare proprio dell'associazione nello specifico. Vado a presentarvi intanto eh, gli altri ospiti che oggi ci eh, accompagneranno. Okay? Partendo proprio dalla mia destra, il dottor Giuseppe Gelardi, primario di eh, riabilitazione, ospedale Giglio e responsabile scientifico del settimo, della settima edizione del corso eh, di formazione. Uh, neurofisiologica uh, riabilitazione neurofisiologica clinica e poi saluto anche la dottoressa Maria Pia Onesta primario unità spinale unipolare dell'azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania ben trovata Saluto l'onorevole Alicia Anselmo, capogruppo PD all'Ars. Spiegheremo la sua presenza qui perché chiaramente ha sposato il progetto che sta partendo anche dal punto di vista della campagna promozionale. Poi responsabile del trauma center Villa Sofia dell'azienda ospedale Villa Sofia. Uh, il dottor Antonio Iacono che è anche responsabile scientifico del progetto persone con Miro lesioni trauma e non insomma ho fatto una presentazione lunghissima però era doveroso visto che siamo tanti Galardi. allora facciamo ho subito sbagliato. Galardi a Gal ah, una l'ho sbagliata sì. Galardi. Galardi bene ho letto gelardi sì. eh, mi perdonerà insomma. Eh? No, no, eh? ho già perdonato so. insomma va bene allora dottor Iacono io direi che lei è la persona più adatta per introdurre questo progetto che annovera anche eh, questo corso di formazione di cui nello specifico parleremo. Brevemente il eh, progetto non annoverà ma ha coorganizzato assieme al dottore Galardi questo corso che era la settima edizione per un motivo semplice, uno degli obiettivi di, questa, eh, di questo progetto è quello proprio della formazione, quindi siccome era un è un corso eh, a livello nazionale <coughs> mi è un passo giusto poter partecipare, coorganizzare e riprendere tutto il corso che è durato una settimana e poi sarà distribuito gratuitamente a tutti gli addetti ai lavori eh, che lavorano quindi nelle unità di riabilitazione fisica e sarà quindi eh, distribuito, ripeto gratuitamente affinché possano essere, essere formati eh, su questo corso e sulle finalità del corso, con i punti ovviamente ECM e con i crediti ECM che sono in questo momento sicuramente appetibili. Allora, voglio, ho capito che vogliamo parlare subito del corso, quindi poi arriveremo alle altre, agli altri momenti importanti del, uh, del progetto generale. Corso, settima edizione, ci faccio un riepilogo perché si è da pochissimo concluso a Cefalù. Sì, si è concluso il sabato del... della settimana scorsa, è un corso residenziale della durata di una settimana a cui partecipano docenti provenienti da tutta Italia e altrettanto riguarda i discenti. Questa, questa, in questa edizione abbiamo avuto partecipanti che venivano da Bologna, da Venezia, da Verona, da Padova e ovviamente c'erano anche persone dalla Sicilia. L'orgoglio nostro è che questo corso è nato in Sicilia nel 2011 e poi è cresciuto. Uh, assumendo delle sembianze itineranti e quindi diciamo che, che è maturato, dopodiché è ritornato in Sicilia ed è tornato in Sicilia con l'obiettivo di uh, fare un focus, sul, un, una prima immagine, un'immagine ingrandita su quella che è la riabilitazione neurologica e, la, e tutti gli argomenti della riabilitazione neurologica. Per fare un esempio sono i ragazzi che hanno un trauma cranico e che re, e si. Si, si creano una lesione encefalica importante e quindi con tutte le disabilità successive che è lo stato vegetativo, eh, problematiche di questo tipo. Analogamente a questo ci sono le lesioni midollari e di questo ne parlerà la dottoressa Maria Pia Onesta. Bene, insomma, ha eh, fatto già subito il passaggio, quindi ascoltiamola. Sì, il corso che ha avuto veramente un grande successo eh, a livello nazionale ha anche il merito di avere posto proprio l'attenzione di quella che è la complessità della disabilità di origine sia da trauma cranico o in generale da grave cerebrolesione e anche da lesione midollare, cioè un paziente che ha una serie di problematiche che rendono il suo stato estremamente complesso e che necessita chiaramente per il suo trattamento di un setting specifico dal punto di vista della presa in carico. Presa in carico sia nella fase acuta che poi continua con il percorso di riabilitazione affinché possa raggiungere il massimo livello di autonomia, compatibile chiaramente per il suo livello di lesione. E questo compito chiaramente è di sensibilizzare sia le persone che sono addette a Lavori, sicuramente il corso ha avuto questo merito di scendere proprio nello specifico, di andare a vedere quella che è la letteratura internazionale più recente: che cosa ci dice, che cosa eh, ci dice dal punto proprio del di vista riabilitativo, e chiaramente si coordina con il progetto di cui ha parlato il dottore Iacono, proprio perché vuole sensibilizzare questo invece l, il mondo sociale, il mondo che ci circonda, quando. Poi il disabile rientra nella società. Quindi diciamo che è stato una, un ponte tra l'ambito scientifico, medico e mh, sicuramente quella che è la società, il mondo civile. Beh, credo che insomma, questa, questa introduzione con il corso abbia dato anche senso a, un po' alle eh, tematiche che sono trattate all'interno di questo progetto. Onorevole, intanto, eh, Anselmo. Ehm, quanto uh, è importante uh, questa progettualità uh, nella nostra società oggi? Ma questa progettualità diventa fondamentale nella società di oggi perché appunto il tema di eh, mettere in rete sostanzialmente diciamo, la parte medica con la parte, come giustamente diceva la dottoressa, del rientro a casa di una persona che ovviamente ha subito un trauma e quindi dovrà vivere con una, con una disabilità diventa ovviamente fondamentale ed è qui che entra il ruolo delle istituzioni perché è il ruolo delle istituzioni e della politica che si deve, eh, che si deve ovviamente adoperare per far sì di Abbattere quanto è più possibile barriere che non sono soltanto quelle fisiche, alle volte abbiamo anche delle barriere di tipo burocratico che chiaramente magari rallentano o rendono difficoltoso uh, tutta una serie di, di passaggi. Che in realtà per una persona che ha, ha uno stato di bisogno, chiaramente il tempo non può essere troppo dilatato, deve essere un tempo abbastanza rapido. D'altronde siamo per fortuna in una, viviamo in una società dove la tecnologia ci aiuta e quindi diciamo, l'impegno potrebbe essere quello per esempio di andare a semplificare tutte quelle che sono le procedure burocratiche legate alla dimissione del paziente dall'ospedale e la rientra a casa con l'attivazione di tutti quelli che poi sono i servizi dei disabili a casa. Sappiamo purtroppo quello che è successo nelle ultime settimane sui disabili, eh, non, devono succedere, non devono succedere queste cose, non è questa la sede per polemizzare, però sicuramente questa è la sede per dire ci si deve impegnare per semplificare la vita a chi purtroppo nella sua vita in, a un momento insomma, di grossa difficoltà quale può essere appunto il, il traumatizzato. Eh, dottor Iacono, eh, vorrei ritornare un attimo al corso di formazione prima di aprirci un po' a quelle che saranno le tappe poi eh, di questo progetto eh, che prevede come compimento la partita eh, del 6 maggio allo stadio Renzo Barbera. Tra la nazionale attori, la nazionale medici, la nazionale della polizia municipale e eh, il football club antimafia. Allora eh, questo corso ha dato intanto un eh, la fortissimo perché è stato un corso di grande successo. Assolutamente, ma oltre che di grande successo, di grande spessore. Eh, devo dire che. Eh, il corpo docenti era veramente un corpo eh, di eh, rappresentanza nazionale eh, con persone veramente eh, con un know-how importante su quella che è la riabilitazione. E faccio solo una piccola presa: a parte che invito tutti a venire allo stadio perché quel giorno sarà una festa e deve essere una festa che deve accendere i riflettori sulla problematica della disabilità e sulle mie lesioni traumatiche e non sulle persone affette da eh, mie lesioni traumatiche e non. Eh, e quindi, lì eh, tutti saremo coinvolti per, 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 nel sostenere questa iniziativa? E anche riferendomi a quello che diceva l'onorevole Anselmo, io ehm, c'è stato. Sicuramente non è polemica, ma trovarsi poi proiettati in una problematica che non è sua, parlo del Presidente della Regione che si è trovato spiazzato, devo dire, in quel momento, ha cercato di dare risposte, è ammirevole, che ha cercato di dare risposte eh, mettendosi quindi il rischio dell'agonia praticamente. Però sono risposte, come diceva, che non bisogna tardare, non bisogna dilatare, ma bisogna darle in maniera rapida e precisa. Ma credo che questo progetto, adesso il dottor Galardi mi darà anche ragione, insomma questo è un progetto che sta operando operando sul territorio, sta intervenendo sul territorio fattivamente. Adesso sentiremo anche Erika che ci darà il suo, il suo parere su questo e questo corso di formazione ne è stato prova anche. Ma sì, perché eh, territorio non è solamente come dire organizzare operativamente, territorio significa anche creare un fenomeno di tipo culturale e quindi portare a conoscenza. Uh, non solo degli operatori addetti, medici, infermieri e così via, ma la popolazione tutta. Secondo me per ottenere dei servizi bisogna creare cultura e la cultura uh, è poi come determinare il caso e la necessità e quando c'è il caso e la necessità credo che anche poi l'operatività ne, ne debba conseguire. Io credo che il corso sia questo, ma ripeto, sottolineo ancora una cosa è che eh, ci vuole un orgoglio siciliano, io non sono siciliano ma opero in Sicilia, quindi ho maturato questo quest aspetto, il corso è nato in Sicilia ed è diventato nazionale e vengono a questo corso persone, ripeto, dal nord dell'Italia, dal centro dell'Italia, abbiamo invertito la rotta, non siamo noi ad andare a Milano perseguire per acculturarci, ma da lì, da Milano, da Bologna, eccetera, eccetera, vengono qui per per creare un fenomeno culturale. Centri di eccellenza come il Giglio, come il Cannizzaro, come tanti altri, adesso non sto qui a fare l'elenco. Il Cannizzaro, anche lì, insomma, ha tante di quelle iniziative di approfondimenti e soprattutto di innovazioni tecniche, no? Sì, senz'altro, così come anche gli altri centri. Eh, il Cannizzaro, essendo una struttura chiaramente unica che nasce per l'emergenza, ha il vantaggio di avere all'interno tutte quelle specialità che accolgono il politrauma e che quindi lo gestiscono a 360 gradi. E questo sta nell'ottica di quello che è il principio della centralizzazione proprio del paziente, cioè di far arrivare il paziente nel centro dove ci sono più specialità che possono essere utili alla cura a 360 ⁇ del paziente. In quest'ottica si pone anche la riabilitazione intensiva, cioè quella riabilitazione che deve intervenire subito dopo il trauma, subito dopo l'intervento chirurgico, subito dopo l'accidente diciamo, che ha creato la problematica e in quest'ottica proprio si pone ehm, l'unità spinale che nasce all'interno di una struttura ospedaliera dove c'è un DEA, un dipartimento di emergenza e accettazione al fine proprio di prendere in carico il paziente nella fase precocissima, in modo da evitare una serie di sequele, una serie di eh, complicanze che possono essere evitate proprio se si mettono in atto in quella primissima fase tutta una serie di procedure, in modo da restituire il paziente presto alla sua vita sociale normale. Sono tutte informazioni che naturalmente noi stiamo dando insomma, a chi purtroppo ha bisogno di queste informazioni. Però adesso io farei una brevissima pausa e a proposito sempre del corso chiuderei l'argomento facendovi ascoltare proprio alcune testimonianze di quelli che sono stati esperti da tutta Italia che sono venuti a questo corso di formazione. Eh, sono delle testimonianze molto importanti, ascoltatele perché parleranno nel dettaglio di alcuni dei loro interventi come relatori. Ne abbiamo Soltanto alcuni, non tutti, però uh, sono molto significativi. Guardate. Siamo con il professor Mario Zappia, ordinario neurologia Università di Catania. Come è cambiata la diagnosi del Parkinson? La malattia di Parkinson è una malattia abbastanza frequente, è la seconda malattia come frequenza tra le malattie neurodegenerative secondo soltanto all'Alzheimer e proprio in questi giorni ricorre il bicentenario della prima descrizione di questa malattia da parte di un medico inglese che appunto si chiamava James Parkinson e che da lui prese, prese il nome. Da allora tante cose sono cambiate, però fondamentalmente quella che fu la descrizione principale da parte di James Parkinson della malattia è rimasta. La malattia di Parkinson è fondamentalmente una malattia motoria, caratterizzata da rigidità, lentezza dei movimenti e tremore. Però si è visto in tutti questi anni che la malattia non è soltanto una malattia motoria, anzi eh, i sintomi non motori possono essere presenti ancor prima che si manifestino i disturbi motori. E questa condizione può eh, rappresentare una eh, fase di malattia che ancora non abbiamo eh, identificato, che perlomeno fino a oggi non abbiamo considerato, ma che da oggi, con i nuovi criteri che abbiamo a disposizione, siamo in grado di poter riconoscere, che è la fase prodromica di malattia. In questa fase, che può durare anche vent'anni prima che la malattia si esprima, possono esserci dei sintomi appunto di tipo non motorio, alcuni che possono avere un'alta specificità, ad esempio la perdita dell'olfatto o un disturbo che compare durante il sonno, il disturbo comportamentale in sonno REM, in cui i soggetti che hanno questo problema hanno dei sogni particolarmente agitati, si muovono, scalpitano nel, nel sonno. Oppure ci possono essere dei sintomi altamente specifici che non possono far pensare in prima battuta a una malattia di Parkinson, come la stipsi o come la depressione. Il mio intervento è stato incentrato sul percorso riabilitativo nella sclerosi laterale amiotrofica. Una malattia degenerativa a prognosi infausta per la quale non esista tutt'oggi un trattamento specifico che possa portare a guarigione, per cui è necessario intraprendere un percorso assistenziale di presa in carico globale di, di management, per la gestione di tutte le funzioni coinvolte. Quindi quella motoria, visto che la malattia poi porta ad una completa paralisi di tutti i muscoli, quella del nutrizionale, si tratta di soggetti che nel tempo non hanno più la possibilità di alimentarsi per bocca ma devono farlo attraverso una sonda gastrica, la cosiddetta PEG. E la respirazione, e sono soggetti che quasi sempre vengono assistiti nelle fasi terminali da un supporto ventilatorio che può essere utilizzato per maschera o per via tracheostomica. E la comunicazione, e anche in questo caso la malattia purtroppo nel tempo mi porta a una perdita eh, di capacità di eh, parola e quindi si devono adottare delle strategie di compenso, di comunicazione aumentativa alternativa. L'interfacciarsi alle varie metodiche riabilitative. Io desidero sottolineare un aspetto che è importantissimo soprattutto per coloro che vengono da altre scuole. Che le tematiche riabilitative, le tecniche riabilitative sono interfacciabili tra di loro e sono complementari, un compendio, una non esclude mai l'altra, anzi si completano dove non arriva una tematica dove non arriva una capacità di introspezione o di penetrazione all'interno del paziente, può arrivare l'altra, e conseguentemente sia si embricano e si completano tra di loro. Eccoci, queste erano alcune interviste che abbiamo raccolto al termine, proprio nell'ultima giornata, della settima edizione del corso di formazione di riabilitazione neurofisiologica clinica. Eh, si è svolta a Cefalù, presso eh, l'Hotel Calura. Allora, eh, ripartirei un attimo con il progetto. Questa è la prima puntata di una serie di puntate speciali che noi. Abbiamo pensato all'interno di questo progetto che diffondiamo a livello regionale per informare intanto sulla situazione, sullo status dei centri di riabilitazione che andremo a trovare anche con le nostre telecamere per darvi contezza di quanto si sta facendo, di quanto si potrà anche fare. Ma adesso con il dottor Antonio Iacono nuovamente in studio ripartiamo intanto dal progetto, in sintesi raccontiamo che cosa, succe che cosa è successo e che cosa succederà all'interno di questo progetto. Sì, eh, il progetto eh, si compone di una parte scientifica e di una parte di sensibilizzazione. La parte scientifica, qui sono presenti i miei colleghi, eh, abbiamo lavorato per un anno, abbiamo messo a punto un percorso, eh, un percorso per che eh, dà risposte precise e puntuali all'urgenza e soprattutto accelera i tempi eh, di eh, passaggio dalla, dalla fase acuta alla fase di riabilitazione. Eh, che ha un duplice eh, compito, uno è quello di liberare i posti ovviamente dedicati all'acuto eh, eh, in urgenza, ma soprattutto inizia precocemente la fase di riabilitazione che è altresì importante perché prima inizia una fase di riabilitazione più hai possibilità di recuperare quel paziente per quelle eh, lesioni. Eh, importante perché oggi abbiamo visto dal corso... C'è una parte anche di robotica, una parte di genetica che si va a inserire anche nell'emergenza, ne parleremo dopo. Poi c'è una parte di sensibilizzazione. La parte di sensibilizzazione è già ha avuto il suo corso l'anno scorso. Nelle piazze abbiamo portato quello che è il, eh, il messaggio ente, eh, sulle mielolesioni. Abbiamo sensibilizzato delle scuole contemporaneamente in cinque città siciliane e quest'anno lo ripeteremo. È importante, prende importante, anche, l'ho dimenticato, il registro traumi, abbiamo prente un inizio, un protocollo d'intesa con la regione Emilia-Romagna, passerebbe una lettera d'intenti per farcelo dare, i percorsi sono pronti e sono sul tavolo dell'assessorato, quindi bisogna semplicemente adottarli. La sensibilizzazione, ovviamente, oltre alle azioni che ho detto già si sono svolte e si svolgeranno anche quest'anno, implica anche quella che è una giornata allo stadio, una giornata in cui si cimenteranno eh, le squadre di calcio eh, per dare dello spettacolo. Ma sarà uno spettacolo nello spettacolo, perché l'intenzione è quella di portare anche oltre gli attori, di portare anche se possiamo, dei personaggi che possano dare il loro messaggio. Al Perché al anche l'incasso della partita andrà. Sì, sarà devoluto. devoluto a favore della FAIP, Regione Sicilia e sarà speso l'incasso in Regione. Lì andremo a fare uh, delle borse di studio sulla ricerca e cercheremo di dare. Anche delle attrezzature particolari che in questo momento alcune, eh, alcune, alcuni centri non hanno. E eh, uno del, delle finalità è anche quello delle barriere architettoniche: quello di abbattere non solo l'accessibilità. Il dottor mi ha dato, esatto. dato l'input per parlare con Erika, che ricordo dell'associazione Iniziativa Territoriale Palermo, adesione Forum Famiglie. Erika Licasti. Allora, quanto è importante essere dentro e eh, prova a spiegare a quelli a casa che ne hanno bisogno eh, che cos'è il vostro progetto. Bene, allora, non perché voglia parlare da appartenente alla categoria di disabili, però eh, Palermo Accessibili è un progetto dell'Associazione Iniziativa Territoriale Palermo che aderisce appunto al forum Famiglie ed è un progetto che ha come scopo quello di migliorare la qualità della vita delle persone che appartengono a quelle che vengono definite le categorie deboli. Si parla di accessibilità e di vivibilità e non solo di disabilità perché è un progetto abbastanza trasversale, si rivolge a categorie quali appunto la, fase, diciamo, la fascia di popolazione più anziana diciamo anche la categoria della, della disabilità ma anche a neo -mamme con dei bambini a carico quindi è un progetto molto più ampio e eh? abbastanza ambizioso. Perché purtroppo il luogo comune vuole che la disabilità sia soltanto fisica, magari nella testa della gente, invece ci sono tante altre disabilità. In realtà per disabilità è un termine abbastanza. Eh, obsoleto. Esatto, obsoleto, abusato, se così possiamo dire, che ha una radice, un significato ben diverso da quello che tutti comunemente intendono. Però comunque Palermo accessibile eh, nasce con l'idea appunto di migliorare, eh, ripeto, le condizioni in cui le persone vivono fondamentalmente. Quindi si rivolge a, ehm, a tante realtà, sicuramente non soltanto appartenenti al mondo della disabilità. Che vogliono in qualche modo sentirsi integrate, sentirsi parte della, della cittadinanza attiva e, e di conseguenza questo progetto diviene portavoce di tutta una fascia di popolazione che a Palermo, appunto perché parliamo di Palermo accessibile, ricopre il 28% della popolazione, giusto per dare qualche numero e qualche dato, e quindi non è, ben po cioè non è pochissimo come diciamo quantità. Però eh, insomma, il nostro progetto si articola in più fasi, è un progetto a step e soprattutto eh, mira ad intervenire a livello concreto proprio su quattro macro aree importantissime, che sono innanzitutto la pavimentazione urbana, perché appunto è la cosa più basilare all'interno di una città, dovrebbe essere oggetto di attenzione da parte di tutte le istituzioni. Eh, ma anche altri macrolarie più importanti, come per esempio i trasporti pubblici che dovrebbero essere adeguati e quindi fruibili a più, poca, a più utenti, ecco, diciamo così. Ma non solo. Eh, le altre due macroarie importanti sono la segnaletica, purtroppo la segnaletica che sia orizzontale o verticale, che andrebbe ripristinata e aggiornata, e soprattutto l'adeguamento degli edifici cosiddetti di interesse pubblico, cioè quegli edifici che fondamentalmente. Dovrebbero essere a portata di tutti, a misura di tutti. Cioè, a noi interessa creare, adeguare la nostra città perché è una bellissima città da vivere, ha una storia e una bellezza particolare, e adeguarla alle esigenze di tutti i cittadini. Perché è giusto che tutti abbiano gli stessi strumenti nonché possano ottenere, possano perseguire i propri diritti. La cosa strana è che questo dovrebbe essere la normalità, no? cioè il fatto che sia accessibile a tutti vuol dire a tutti dovrebbe essere normale, invece noi qui ancora ne stiamo parlando. Ebbene sì, eh, purtroppo il concetto di normalità è abbastanza relativo, mm, spesso si confonde la normalità con quello che è comunemente accettato, ma in realtà chi è che definisce la normalità? Potremmo essere tutti normali a modo nostro e tutti diversi a modo nostro. Quindi è chiaro... È chiaro che possiamo dire che i diritti sono e devono essere basiari, la base per tutti, non solo per le persone comunque, diciamo, socialmente accettate, integrate. ti posso dare un suggerimento piccolo: sì. il centro storico proviamo ad attenzionare moltissimo, perché le bellezze architettoniche della nostra città, tu parli di una bella città, no? Uh -huh. Il centro storico è davvero da, 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 da dare a tutti. Tutti devono poter vedere quello che abbiamo, perché molti purtroppo non possono. Ebbene sì, eh, noi vogliamo attenzionare tutta la città, però questo tengo a precisarlo perché il centro storico ha delle grandi risorse a livello, storico, a livello di patrimonio artistico e culturale, però ci sono anche molte periferie che spesso non vengono valorizzate come sarebbe giusto fare, quindi a quel punto il progetto deve essere appunto come dicevo prima, un baluardo di tutte le necessità Beh, della città. Sentiamo, abbiamo, qui un onorevole, abbiamo qui un onorevole, per cui sentiamo eh, la sua opinione in merito che sta seguendo direttamente, io lo so che, che già sta seguendo questo progetto. Onorevole eh, Anselmo. Sì, devo dire che quello che ha detto Erika è assolutamente una cosa non solo condivisibile, ma penso che tutti, eh, ognuno per il, suo, per il suo ruolo e per il suo compito deve impegnarsi. L'associazione eh, per portare avanti questo progetto è un progetto che mi piace perché è proprio come diceva lei: è, è a queste macro aree che in realtà ti coprono tutto. Ti coprono dalla difficoltà della mamma col passeggino che si ritrova a restare prigioniera dei marciapiedi, ovviamente al disabile, all'anziano che magari non riesce ad entrare in un negozio piuttosto che ad entrare in una chiesa perché ci sono dei gradini e quindi non è garantito, eh, garantito l'accesso. Eh, io penso che è progetti come questo mi piacerebbe molto che il, il, questo progetto non restasse soltanto su Palermo ma che Palermo diventasse eh, diciamo il progetto pilota eh, per poi estendere il modello eh, in tutta la Sicilia perché anch'io come Erica credo che Palermo sia una città bellissima e soprattutto può portare delle, delle, de, può, può essere all'avanguardia su tanti su tantissimi progetti come per esempio diciamo anche la partita della, del 6 maggio dove saremo tutti coinvolti a vario titolo eh, e quindi sarà un bellissimo, un bellissimo momento per passare a messaggi positivi. Perché io penso che oggi, più che mai, ci sia bisogno di messaggi positivi per poter essere anche più combattivi e poter essere certi di vincere le battaglie. Bene, siamo arrivati in conclusione, mi hanno dato la chiusura del tempo, però noi abbiamo tanti appuntamenti ancora, eh, abbiamo tanti ancora appuntamenti, siamo in conclusione. Allora, ringrazio il dottor Giuseppe Galardi la dottoressa Maria Pionesta, l'onorevole Alice Anselmo, Antonio Iacono che è responsabile scientifico del progetto, l'abbiamo già detto, Erika Licastri dell'associazione Iniziativa Territoriale Palermo, adesione a Forum Famiglie, poi ne parleremo ancora nel dettaglio se tu sarai disponibile. Sì. Certo, sempre disponibile. Bene, Roberto, Allora, uno strappo. Sì, uno strappo velocissimo, breve, velocissimo due appuntamenti fondamentali. Sì. Il 29, è al cantiere Culturale della Zisa, ci sarà una giornata sulle diversità. Proprio organizzata dal Comune di Palermo, con, con il sindaco presente e, e personalità, fra cui l'onorevole Anselmo, ma soprattutto testimonianze sulle diversità di qualunque genere. Quindi, il 29 Quindi, marzo. E sì. il 4 aprile. Ci sarà una giornata nazionale delle Mielo-Lesioni. Ci sarà un incontro dove metteremo a confronto positivo, senza polemiche, gli operatori, le associazioni e la politica sulle disabilità e soprattutto sulla disabilità, sulle Mielo-Lesioni. E lì parleremo allora, appuntemente. il 29 il 6 marzo, marzo, il 6 maggio la partita. <ride> il 4 <ride> aprile questo incontro, e poi il 6 maggio. Ma della partita adesso parte una bella campagna perché tutti voi dovete essere eh, presenti, almeno dare il vostro piccolo contributo alla partita della vita. Si giocherà il 6 maggio allo stadio Renzo Barbera, tu vuoi fare il tuo invito? No, io vi invito a partecipare il 29, soprattutto e poi chiaramente la partita perché però quello più urgente è il 29, quindi è allora, il più prossimo. Prima il 29 e poi tutto il resto che ce ne fregano della partita. No, no, no ce ne no, 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 è <ride> ce, <ne ride> <prego, ride> ce, ce ne frega, <ride> 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 ah, Va bene, grazie Erika grazie a tutti voi per aver seguito questo appuntamento. Noi come sempre ci ritroviamo tutti i giorni per approfondire e di questo speciale ancora vi daremo uh, informazione perché gireremo per i centri i principali centri di riabilitazione in Sicilia. a la próxima